La guerra. Ne sentiamo parlare ogni tanto, nei libri di storia, nei videogiochi, qualche volta al telegiornale. Guerre lontane, in paesi che probabilmente neanche sappiamo dove si trovano sulla cartina. Ma tutto cambia quando la guerra bussa alla tua porta. Quando in pericolo non c'è più uno sconosciuto lontano, ma ci sei tu, la tua nazione, il tuo paese, la tua casa, la tua famiglia, i tuoi amici. Ed ecco che allora ci troviamo a parlare di una guerra che incombe sui confini europei, a poche centinaia di chilometri dal nostro paese. Una guerra che, come tutte le guerre, vede scontrarsi due potenze, due stati che combattono, ognuno con le proprie motivazioni, con le proprie ragioni e con le proprie colpe. Perché ricordiamoci che nella guerra spesso le colpe non sono mai solo da una parte. Poi certo c'è chi ne ha di più e chi meno, però la guerra si fa sempre in due. Ma non sono certo qui per parlare di chi ha ragione, Russia, Ucraina, Putin, Biden, America, no. Ma posso dirvi chi è che perderà. Sì, perché tra due che fanno la guerra c'è sempre qualcuno che sta in mezzo, che in ogni caso perde. E sono i civili, quelle persone che hanno avuto la sfortuna di nascere dalla parte sbagliata del mondo, di nascere in paesi devastati dalla guerra, dalle bombe, dalle armi. Persone che si trovano ad essere svegliate la mattina non dalla sveglia del telefono, ma dalle bombe, dalle sirene che invitano a scappare, a nascondersi. E in particolare, chi perde sempre, e dico sempre, sono i bambini. Sono loro i grandi sconfitti della guerra. Ogni guerra. E questo ce l'ha ricordato chi ai bambini in guerra ha deciso di dedicare la propria vita. Si chiama Marco Rodari, ma si fa chiamare il Pimpa. È un clown che, tra le altre cose, cerca di portare il sorriso ai bambini che vivono in prima persona la tragedia della guerra, come ad esempio ai piccoli di Aleppo, città devastata dalle bombe e dall'odio. Per far capire al mondo cosa significa la guerra per un bambino, insieme a Lara Colora, Lara Calzolari, una bravissima artista e insegnante, ha creato le 12 fatiche dei bambini in guerra. Non sono le famose ed eroiche 12 fatiche di Hercules, che sono un racconto. Queste sono fatiche reali e sono molto peggio. Ma ora vediamole insieme perché ci aiuterà a capire e a comprendere che davvero in ogni guerra quelli che perdono sempre sono proprio loro, i bambini. La prima fatica, no acqua. L'acqua inquinata è la prima causa di mortalità infantile in guerra. Pensate che a noi basta aprire il rubinetto per trovare dell'acqua buona, salutare, pulita. Seconda fatica, no cibo. Un bambino su due soffre di malnutrizione in guerra. Vai te a trovare il giusto numero di proteine, carboidrati, vitamina C, quando l'unico pasto, quando va bene, è un pezzo di pane. Terza, no cure. 100.000 neonati muoiono ogni anno a causa della guerra. Dove lo porti il bambino con la tonsillite quando l'ospedale è un mucchio di macerie? Quarta fatica, no scuola. 100 milioni di bambini non vanno a scuola a causa della guerra. 100 milioni, per farvi capire, in Italia siamo 70 milioni. E direte, beh, non male non andare a scuola. Ma se non puoi andarci, non puoi imparare a scrivere, non puoi imparare a leggere, non puoi imparare a ragionare con la tua testa. E senza queste cose sarà facile imbrogliarti, fregarti, controllarti. Senza la scuola non puoi stare con i tuoi amici, non puoi imparare la geografia, la storia, la letteratura. Abbiamo sperimentato qualche mese di DAD, di assenza dalla scuola, e già non vedevamo l'ora di tornare in presenza. Pensate cosa vuol dire non poterci andare per anni. Quinta, no casa. Sono 30 milioni i bambini sfollati a causa della guerra. Sì, perché le bombe non cadono solo sui centri di controllo militare, ma anche su quello che c'è vicino, e senza avvertire, senza bussare alla porta. Sesta, no luce. In guerra si hanno al massimo 4 ore di corrente elettrica al giorno, quando va bene.
Dimenticatevi quindi di guardare la partita di campionato, di scorrere i video su TikTok, o più semplicemente di poter far andare il termosifone, i rubinetti, il frigo. Settima fatica, no sonno. Il disturbo del sonno è la prima patologia presente nei bimbi della guerra. Pensate, noi facciamo già fatica a dormire quando il cane del vicino abbaia alle 3 di notte. Immaginatevi essere svegliati dalle bombe. Chi si riaddormenta più dopo? Ottava, si gela. Nei campi profughi dove manca l'elettricità, il riscaldamento non esiste. Nona fatica, no gioco. I bambini soldato, quelli obbligati ad abbracciare le armi per evitare la morte, sono più di 300.000. Numeri imbarazzanti, spaventosi. Decima, no svago. Un bambino su 5 al mondo vive in guerra. 420 milioni. 420 milioni. Noi qui in Italia non siamo fortunati di più. Undicesima, no amici, no famiglia. Sono 300.000 i bambini resi orfani dalla guerra ogni anno. Una bomba non distrugge solo le case, ma anche le famiglie. Un soldato ucciso in guerra non è solo un compagno d'armi, ma molto probabilmente è un padre, una madre, un fratello, una sorella, un figlio, una figlia. Ultima fatica, dodicesima, si scappa. 28 milioni di bambini sono in fuga dalle guerre, che vuol dire lasciare tutto, casa, amici, terra. Queste fatiche sono reali e ci devono servire per ricordare quanto una guerra possa essere devastante, distruttrice, inutile. Il Pimpa ricorda sempre che se i potenti, quelli che decidono di fare le guerre, mettessero al primo posto i bambini, ogni guerra cesserebbe all'istante. E noi che cosa possiamo fare? Possiamo chiamare Putin e dire di smettere di fare la guerra? Possiamo far cessare ogni violenza in Africa e nel resto del mondo? No. Probabilmente di concreto non possiamo fare nulla. Certo, chi crede può pregare, chiedere a Dio che interceda, che entri nel cuore e nella mente delle persone, soprattutto di quelle che hanno il potere, e che li riempa di amore, che si cerchi la pace, la mediazione. Ma è difficile pensare di poter fermare direttamente queste guerre. Ma una cosa possiamo farla. Possiamo portare la pace nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre classi. Perché, non inganniamoci, la guerra non c'è solo ai confini con l'Europa, in Ucraina, ma la guerra c'è anche nel nostro paese, nei nostri gruppi, nelle nostre famiglie, nelle nostre classi, sul posto di lavoro, ovunque due litigano e non riescono a fare la pace, dove c'è qualcuno che si sente migliore e più importante di un altro. Quando qualcuno rimane a guardare mentre una persona più debole, più fragile, viene pestata, insultata, bullizzata. Anche qui c'è la guerra. Ed è qui che noi dobbiamo essere invece soldati, sì, ma soldati della pace. È qui che noi possiamo cambiare il mondo. Io e te possiamo farlo, dobbiamo farlo. Dobbiamo partire dalla nostra casa, dalla nostra famiglia, dal nostro posto di lavoro, dalla nostra classe, dal nostro compagno di banco. L'odio genera sempre solo altro odio. L'odio distrugge, l'amore crea. Certo, ci vuole coraggio. Ha detto anche Papa Francesco, ci vuole coraggio per fare la pace, molto più che per fare la guerra. Ma insieme possiamo farcela. Diffondiamo la pace. Ciao.